Grazie Presidente. Guardi, io ho ascoltato tutti quanti gli interventi e devo dire che mi ha stimolato a poter intervenire e dire un po' la mia, la nostra su questo tema. Io vedo che la discussione si sta incanalando in una direzione che in qualche caso forse potrebbe anche non aiutare, non è forse neanche tanto utile. Era meglio farlo all'inizio della consiliatura piuttosto che alla fine. Sinceramente penso che semmai ci fosse un momento giusto per poter portare avanti una delibera del genere, non poteva che essere questo. Non per altro, perché qui si tratta di valutare la visione di una città nei prossimi 10, 20, 30 anni e dunque forse è proprio fare un'analisi, poi quello che sarà nel futuro è ovvio, si tratta di attivare un lavoro che deve andare al di là di questa consiliatura, per cui trovo un po' forse strumentale certi tipi di analisi. Qui si sta discutendo di una delibera che sicuramente potrà vedere il voto di diversi gruppi politici, per cui ragioniamo sul futuro della città, poi andarci a fare certi tipi di ragionamenti proprio su questo testo, quanto è stato fatto, quanto non è stato fatto, eccetera. Ecco, diciamo che noi da maggioranza, lo ha già detto giustamente il consigliere Sturni, abbiamo fatto moltissimo, lo dico anche al consigliere Fassina, abbiamo fatto tantissimi tavoli di confronto sindacali, qualcuno è andato meglio, qualcuno è andato peggio, ma questa delibera tratta un argomento leggermente diverso. Stiamo parlando sul futuro della città, sulla visione di che tipo di sviluppo, come la immaginiamo la città del futuro, per cui è una cosa un po' diversa, ma questa amministrazione ha fatto moltissimo. Io vorrei ricordare il piano urbano della mobilità sostenibile, che sarà sicuramente un argomento centrale anche del tavolo di discussione, perché già è stata costruita una visione di città sulla mobilità che immagina e promuove l'aumento dei chilometri delle metropolitane, i 75 chilometri di tram in più, corsie preferenziali, piste ciclabili, insomma, c'è già un lavoro fatto, un lungo lavoro fatto da questa amministrazione. Io credo che fosse giusto starlo a sottolineare questo aspetto. Direi un po' a tutti i consiglieri che stanno rendendo questa discussione comunque interessante da ascoltare e da sostenere, di focalizzarci su quello che è il futuro di questa città. Se forse evitassimo di poter stare a discutere su certi aspetti del prima, dopo, quando e altro, credo che facciamo soltanto il bene di tutti quanti. Lavoriamo insieme per far sì che il progetto possa vedere. Per quanto riguarda la maggioranza, ovviamente stiamo ragionando di un testo che ha delle complessità nella sua articolazione, per cui la maggioranza ha presentato degli emendamenti che poi ovviamente verranno discussi da coloro che li hanno presentati a prima firma. Grazie Presidente.